Oggi, cari MTIers, vi parlerò del mistero dell'uomo di Taured, un mistero tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È un mistero che si trova ai confini della realtà. Questa è una storia affascinante, una storia incredibile, una storia che potrebbe succedere a chiunque, una storia che magari vi è già capitata, ma che avete paura di raccontare. Ora non fatevi ingannare dalle grafiche del mio canale e dai miei social, io sono qui solo per voi, per spiegarvi realmente e definitivamente il mistero dell'uomo di Taured. Si tratta di un fatto reale e documentato, avvenuto a Tokyo nel 1959 e che da allora viene nascosto al pubblico per evitare che si diffonda il panico. Ma andiamo con ordine e iniziamo da quel controllo passaporti dell'aeroporto Haneda di Tokyo. Era una bella sera autunnale, esattamente il 24 ottobre 1959 alle 18:32 si presenta al banco dell'immigrazione John Alan Zegrus, il cui volo da Taiwan è da poco atterrato. Zegrus, come sempre, consegna il suo passaporto nelle mani dell'addetto, ma è proprio in quel momento che succede il primo fatto misterioso. L'addetto all'immigrazione controlla scrupolosamente il documento, tutto è conforme. Tutto è regolare, indubbio che sia un documento autentico, ma se non fosse che quel giovane poliziotto di confine non riconosce lo stato di emissione di quel passaporto. Infatti il documento è stato rilasciato a Taman Rosset, capitale dello stato sovrano e indipendente di Tuareg. A questo punto la polizia ferma Zegrus per ulteriori domande. Lui è tranquillo, disponibile e chiaramente sicuro di essere nel giusto. Solo un piccolo contrattempo che in quegli anni poteva verificarsi al controllo documenti. Gli investigatori si trovano davanti un uomo madrelingua francese, chiaramente caucasico, che spiega che Taured ha una storia millenaria e che si trova all'incirca vicino allo stato di Andorra, nella zona pirenaica tra Francia e Spagna. Gli investigatori a questo punto lo lasciano da solo, poiché dovevano accertarsi della veridicità di quelle informazioni, ma al loro ritorno, pochi minuti dopo, il grande mistero si è già compiuto. Zegrus non è più nella stanza, scomparso assieme a tutti i suoi documenti e alle sue cose. Le due guardie che piantonavano la porta non hanno visto o sentito nulla e le finestre erano ancora chiuse dall'interno. Da quel giorno non si seppe più nulla di John Alan Zegrus. Ma cosa è successo a quell'uomo? Si sono susseguite diverse teorie più o meno realistiche, dall'ipotesi degli universi paralleli a quella del viaggiatore temporale, ma io sono qui a raccontarvi esattamente quale tra queste teorie sia quella vera. L'avvento di internet e la possibilità di raggiungere facilmente tutte le persone del mondo ci ha permesso di risolvere questo mistero rimasto nascosto e irrisolto per oltre 60 anni. Dobbiamo ringraziare ancora una volta la comunità di Reddit che ha raccolto diverse documentazioni sulla vicenda in questi ultimi anni. Vi lascio i vari link alle fonti in descrizione mentre io procedo a spiegarvi ogni singolo passaggio di questo uomo di Taured o Tuareg. Il primo documento rinvenuto è un articolo di giornale canadese del 1960 che parla di un intervento alla Camera dei Comuni degli United Kingdom relativo al nostro John Alan Zegrus. Cito testuali parole: a quanto pare si è definito un agente segreto del colonnello Nasser ed etiope naturalizzato. Quest'uomo, secondo le prove raccolte, avrebbe viaggiato per tutto il mondo con un passaporto dall'aspetto veramente notevole. È scritto in un linguaggio sconosciuto che è rimasto non identificato nonostante sia stato studiato a lungo da diversi filologi. Altri dettagli sono aggiunti da ulteriori articoli recuperati dai giornali d'epoca giapponesi. Nello specifico lo Yomiuri Shimbun del 10 agosto 1960 riporta quanto segue. Un misterioso straniero di incerta nazionalità e provenienza, accusato di ingresso illegale nel paese e truffa, il 10 aprile ha cercato di suicidarsi di fronte al giudice della corte distrettuale di Tokyo che lo aveva condannato. L'accusato John Alan Zegrus, 36 anni, è stato condannato dal giudice Yamagishi a un anno di prigione all'udienza presso la corte distrettuale di Tokyo
Ma quando l'interprete lo ha informato del verdetto, l'accusato si è subito alzato in piedi e si è tagliato i polsi con pezzi di una bottiglia rotta che teneva nascosti in bocca. Mentre Zegrus urlava «Mi uccido!», tre guardie sono corse a bloccarlo ed è stato portato in ambulanza all'ospedale Kiyobashi. Altri dettagli che emergono dalla vicenda sono incredibili. Zegrus aveva dichiarato di provenire da un'area nord-sahariana e aveva viaggiato assieme alla moglie coreana con visto rilasciato il 17 ottobre dall'ambasciatore giapponese a Taipei. A corto di denaro aveva incassato assegni falsi per un totale di 300.000 yen e 140 dollari. L'uomo si era quindi difeso dicendo di far parte di un'organizzazione araba legata alla CIA. Infine, secondo gli altri giornali dell'epoca, l'uomo parlava correttamente ben 14 lingue diverse. La storia si chiude nel dicembre 1961, quando Zegrus viene rilasciato ed estradato dal Giappone verso Taipei, unico luogo di provenienza conosciuto. La moglie nel frattempo era stata rimpatriata in Corea del Sud, visto che su di lei non era presente alcun capo d'accusa. Da quel momento però si perde ogni traccia di Zegrus. In un libro di qualche anno dopo, esattamente il 1964, si parlava di questo fatto collegando la città di Taman Rosset a quella reale di Taman Rasset, sita in Algeria. Infine lo stato di Tuareg o Taureg potrebbe essere una storpiatura che gli agenti giapponesi hanno fatto non capendo bene la parola Tuareg, nota popolazione nomade del Nord Africa e Vicino Oriente. Concludo questa storia ringraziando il CICAP e la sua rivista Query che hanno raccolto queste informazioni. Prima di dirvi cosa ci insegna questa storia, vi ricordo di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di commentare e condividere questo video. Non insisto, ma c'è anche modo di farmi una donazione. Quello che però ci insegna questa storia è che magari, prima di pensare ad universi paralleli, viaggi temporali o altro di complicato, pensiamo che forse quella del truffatore possa essere la strada più probabile. Il rasoio di Occam regna. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!